Scimmiette, oggi siamo tornati su Just Cause 4. Allora, qua non posso fare perché non ho la roba. Però ci facciamo questa missione qua, facciamo. E ora l'abbiamo sbloccata. Mamma mia, mi sta piacendo. Non ho armi! Fuck! Indietro! Finito tutto, finito. Trovate il nemico. Ok, ora iniziamo la missione. Credo che attacchiamo tipo la base. Credo che attacchiamo tipo la base. Profumo. Traslochi? Siamo pronti a partire, ma Izzy sta raccogliendo informazioni da un tizio di Kuya. Vuoi assicurarti che arrivi sana e salva all'avamposto? Vedo l'ora di incontrarla. Amo lottare. Ok. Ehi Rico, occasione perfetta per testare i nuovi piloti, no? Certo. Pazzesco. Forza, chiamane uno. Ok. Questo. Che cazzo ho fatto? Prendo. Mira, sargento! Il lancio sopra Kuya! Sì. Izzy aspetta sul tetto dell'edificio Bautista. Guarda. Sto arrivando! Quello. Cioè, allora posso tipo lanciarmi. Ce n'è pure un altro qui, tipo. Eh sì, ce n'è pure uno qua. Interessante. Molto bello. Potrò far scoppiare? Vuoi far scoppiare? Eccola. Attacco terroristico. Voilà. Buongiornissimo, signora. Piacere di conoscerti. Forse mi sono tossica. Niente elicottero? Sapevo ne avresti portato uno. Forse so dove recuperarne uno. Ok. Scegli un pilota disponibile, un ficra. No, ha sbagliato, porca. Ricevuto, arrivano i rifornimenti, capo. Meglio va. Sargento, penso che i piloti se la caveranno benone. Ah, bene. Andiamo, Izzy. Dai, ci gas. Bravo. Mira, ma c'ha fuma. Dove andiamo? Ok, sono appena arrivata. Ti do le coordinate. Ah, ok, andiamo. Okay. Grazie dello strappo, Hardware. Quando vuoi. Mira, siamo qui. Ok, sono nel centro di controllo. Vieni su. Arrivo, Chigas. Ok, vediamo cosa ci dicono. Tutto ok. Come procede, Isi? Procede. Bene. Progrediamo, ma sarà tutto inutile se non neutralizzeremo le difese di Iapa. Izzy e io ci stiamo lavorando. Queste strutture ospitano nuclei meteo. E ogni nucleo è collegato alla rete di difesa di Iapa. Torri di artiglieria. Sì. Se inseriamo un virus in quei nuclei meteo, possiamo diffondere un messaggio nella rete e causare guasti meccanici alle torri. Tutto si rompe e boom! Ciao ciao artiglieria. A quel punto resta la tempesta.
Una cosa alla volta, Mira. Dimmi qualcosa di più sulle strutture con i nuclei meteo. Questa è la zona 1. È protetta da una tempesta di sabbia. Grazie, Izzy. Che cos'è? Informazioni su una località chiamata la Masmorra. È una prigione nel deserto. Una cosa che ha detto Gabriela. Forse mio zio Lanza è ancora vivo. Se è vero, è prigioniero lì. E lui... Può aiutarci a entrare in zona 1? Ha aiutato tuo padre a costruire il progetto IAPA. Mira, se tuo zio è ancora vivo, lo troverò. Qui, la zona 3. Ma stando a Izzy, non è sulla Cesar. Non capisco un cazzo. Allora sentiamo cosa ha da dirci. E questa è la zona 2. Non sappiamo molto di quella struttura. Pensi di rispondere prima o poi? Non sono più nell'agenzia. Rico, queste coordinate sono vicine, guarda. Non può essere certo un caso. Controllerò. Invio tutti i dati necessari alla tua lente RA. Bene. Cominciamo a colpire Oscar come si deve. Bene. Ok. Ok. Progetto IAPA. Oddio, cosa è successo qui? È caduto un indicottero. Oh, che bello! Fuciò a pomposo. Tom Sheldon. Allora hai ricevuto il messaggio? A posto, Mira. Sto arrivando. Chi è? Che cosa ci fai qui? Quando sei sparito dopo Medici, ho studiato i tuoi vecchi dossier per starti dietro. Sembra che tuo padre lavorasse con Oscar Espinosa ai tempi su un certo progetto IAPA. Tu che cosa sai di IAPA? So che Solis è sulla bocca di tutti all'agenzia. Si parla di modificazione del clima, guerra meteorologica. Certo, quando i capi hanno saputo che leggevo i dossier IAPA, mi hanno messo in congedo anticipato. Vedo che non sono l'unico che non si fida di Tom Sheldon. So che vorresti abbattere IAPA, Rico, e io ho già fatto parte del lavoro. Mi hai fregato più volte a Medici. Non lo voglio, il tuo aiuto. Però ti servirà. Ho curiosato nella zona DOS. Quel posto è costantemente circondato da temporali e tempeste. Oddio. Annabelle è stata colpita. È piuttosto sospetto che ci sia un temporale perenne come quello, non credi anche tu? Questo è amico tuo, Rico? Non proprio. Mina Morales, lui è Tom Sheldon. Lo conosco da 20 anni. Non c'è da fidarsi. Piacere. Non ascoltare quello che dice. È un piacere. Io e Rico parlavamo della situazione di zona DOS. E sai come accedere al nucleo? Non so niente di questo nucleo, ma ho un'idea su come superare quel temporale. Beh, buona fortuna, Sheldon. Ci inventeremo qualcosa. Lui ha un piano, Rico. E noi no. Parla. Ok. Allora, sotto la struttura scorre un fiume. Potremmo avvicinarci con una barca. Ricordi la base Stingray a Medici? È lo stesso concetto. Una barca a prova di fulmini. Bingo. C'è un laboratorio qui vicino dove cercano di controllare i fulmini. Lì troveremo qualcosa per la barca. Qualcosa per proteggerla. Intendi quella struttura sulle montagne, il meteo? Esatto. Potremmo sistemare la barca ai cantieri Prospero. Interessante. Ti attira, eh? Per quale motivo lo fai, Sheldon? Beh... Perché te lo devo, Rico. Tu vuoi abbattere IAPA?
Io ti voglio aiutare. E poi sappiamo tutti e due che non possiamo lasciare un'arma meteorologica in giro, dai. Tu hai un'idea migliore? Merda. Mi fa piacere. Quindi ci troviamo al Meteolab appena pronti? Va bene. Sai, credevo quasi che mi avresti sparato. La prossima volta. Già lo faceva per davvero. Oddio, lì ci sono sicuro un tornado, ma cosa mi fa la madonna, ce lo so, minchia. Ok. Continuiamo, gente! Oh merda. Oddio. Rico, fuoco della giungla è vicina. Area della mano nera. Grossi radar, grossi missili. Non possiamo lasciarlo. Uno dei migliori uomini di Easy è già dentro la base e sta aspettando che tu lo contatti. Credo che ti piacerà, Rico. È uno che ama cacciarsi nei guai. Sargento, sono a Ojo della giungla. L'hacker è pronto? Lo collego. Alejandro, tocca a te. Rico, senti, ho un piano per disattivare i lanciamissili che proteggono la base. Bene, sono tutto orecchio. Quindi, dobbiamo mettere i missili in posizione di lancio e sparare. Una volta bruciato il sistema e lanciati i missili, il meccanismo sarà inutilizzabile. Dov'è che c'è bisogno di me? Sì, i blocchi dei lanciamissili sono alimentati da due generatori, che dovrei fare fuori. Ricevuto. Ok. Una volta alzati potremmo usare i lanciamissili anche in un altro modo. Ti piacerà. Mi piace questo hacker. Dove c'è un altro? Sono in questa area, sono. Dove diavolo sono tutti i generatori qua? Dai. Scoppia, bastardo. E scoppia. Hai diritto di scoppiare, bastardo. Facciamo così, va. Un giro. Ti spezzo. Questo infatti lo sentivo, porca troia. Fatto scusa, dobbiamo seguire il figlio, mamma. Seguimi il figlio. No, lì cambio posizione. Aspetta, quello. Quello di prima, spaccato. Adesso crepi, bastardo! Fuga. Allora, eccolo. Thank you very much. Missili sbloccati. Procedo subito ad alzarlo. Vediamolo. Fica. Copro subito la vita. Ok. Fatto l'atto. Dove cazzo? Dove? Cambio posizione! Eccolo. Andavo uomo. L'altro è pronto. Ok, sono due nel macchino, vai. Il lanciamissili. Vediamo qui.
Lo spacchio può essere, scusami. Eccolo. Vai. Voilà. Facciamo l'atto. Minchia. Lancia missili sbloccati. PFR. Lo alzo. Ne vedremo delle belle. Vieni a prendermi, per favore. Sono in un garage nella zona sud-ovest della base. Prendi un mezzo e vieni qui. Quando arrivi, dai un colpo di clutch. Ah, come cazzo ci... come... ecco. Sto arrivando. Sali, sali, fucking hacker di merda. Vai. Dobbiamo raggiungere una console dall'altro lato della base. Nel mezzo c'è un burrone. Dobbiamo trovare il modo di superarlo. Ho studiato la pianta del posto. Se riusciamo a colpire la punta di un lanciamissile a velocità sufficiente, sarebbe un bel modo per superare il burrone, no? Mi piace come ragioni, Alejandro. Oddio. Attenzione! Ci sia... nessun altro contatto. Unità, allerta. Cazzo, faccio combattere. Di sicuro questo obbligo devo pigliare, di sicuro. È più veloce, vedi, più veloce, cazzo. Di sicuro questo devo pigliare. Di sicuro. Vedi, più. Con questo di sicuro ce la facciamo. Con questo di sicuro ce la facciamo. Dai. 130! Si vola! Porco Dio! Madonna. Boom! Grandissimo. Hai visto? Due nonne notifiche. Non me ne faccio un cazzo, grazie. Merda! Una torretta! Dove? Mamma che ce ne fotte, che ce ne fotte! Però madonna che ce la faccio a guidare, dai. Fuga. Posso scendere qui? Tanto piacere. Occhio ai paracadutisti! Vai. Non essere contro qui. Sono quante esplosioni! Cosa cazzo merda! Ma che scherza! Oddio. Che bastardi. Cosa? Apri ta fucking cosa! Apri testa di cazzo! Minchia di cose più scemo. Questa è l'ultima posizione nota del nemico. In attesa. Bella così. Voglio usare il nostro bel coso. Dove cazzo mi stanno sparando? Oddio. Dove mi stanno sparando? Boh, parlo qui io. Che forte sta roba. Boh. Ma dove? Aspetta, è là. Minchia, mi sono ammazzato da solo in poche parole.
Oddio, stanno bombardando anche qua. Oddio. Ma dove lo stanno sparando? Non capisco. Cosa sparare lì però? Lì, là. Che cosa sparare quello? Ok. Vai. Ho fatto un video solo. Vabbè. Dai. Fai veloce, minchia. Ok, dove andiamo? Di nuovo oltre il burrone. Torniamo a armeggiare con un lanciamissili, vero? Ma sta macchina non è ottima, non è ottima. Nessun altro. Non è ottima. Occhi aperti per nuovo. Amen. Andiamo. Sì, facciamolo. Dai. Sì, cazzo, ce l'abbiamo fatta. Madonna. Ci è mancato poco. Oddio. Il futuro non ce l'ha fatta. Non era lontanissimo. Per grazie di Dio. Comando, c'è un intruso nella zona. Qui, per favore. Qui va bene. Vai. Andiamo. Non c'ho più max, non più munizioni. Tardo. Vai a chiedere, porco Diaz. Hacking. Mi piace fare il danno. Oh, mi ha spaccato un barile di merda. Rilevo l'elicottero. Occhi aperti. Ma quello non è un jet, quello. Ma stai scherzando. Vai lì. Boom. Troppo. Minchia, sono subito una calma. Vai. Cagnala. Vai. Quindi scusa, non si rompe. Vai. Nice. Chicos. Sì. Dai, piccolo hacker, aspetto, dai. Attento, non muore. Arrivano altre forze della mano nera. Vabbè, puttaneva. Qualcuno ci arriva, sì. Stiamo precipitando. Su cattolo, pascati. Alla hua, bam. Ma che cos'è? Non vale per niente. E i codici di autorizzazione sono miei. Ma che bello! Sargento, i missili di Oko della Jungla non sono più un problema. Wow. Ricevuto. Ottima mossa. Ehi! Bisogna pure vista. Quali ordini comandi? Bella. Molto comando, nemico. Ok. Stando a mira, la mano nera ha riprogrammato gli strumenti meteorologici della zona per spiare le nostre truppe. Un paio di apprendisti ti stanno aspettando. Ti aiuteranno a distruggere i laboratori con cui il nemico ci spia. Sì. Facciamo saltare in aria dei radar da un elicottero pilotato dal nostro eroe. Ma dovrei essere a casa a scrivere la tesi, ma questo è mille volte meglio. Resta calmo e concentrato sulla missione. Potrai abbandonarti alle emozioni quando saremo al sicuro. La parabola, Rico. Distruggi la parabola. Ma come? Non posso sparare. Ma perché non c'è il mirino? In marcia. Io non capisco come posso sparare.
che ma quello uno tipo apre il portiere credo di po' merda aspetta non posso credere che stiano usando queste postazioni sotto al nostro naso. Liberare Solis dalla mano nera sarà una bella gatta da pelare. Ok. Vai. Spariamo, soldatini. Allora. Allora. Avete visto quel radar esploso? Ha fatto tipo... Boom! Rico! Ehi, Rico! Grazie! Adoro la tua armata del caos! Prego. Allora... Ma quanto li devo spaccare? Minchia! Che là sono con Pantello. Ma aspetta, infatti. Ah, ho capito. Dove c'è fumo perché stanno facendo tipo la battaglia. Tipo su For Honor. Devo fare qualche video pure su For Honor. Piacere. Vai. Sta roba. Direi che abbiamo neutralizzato i loro radar per un po'. Addestramento. Era un addestramento. Ok. Non ci serve un cenno neanche. Ma una missione, scusate, non ho capito. Non posso fare una missione. Qua non posso. C'è una missione dove... Ah, qua. Oppure lì, ah, ok. Vabbè, allora, spero grazie che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo la prossima volta. Ci vediamo, ragazzi. Ciao.